Cristo sempre se lo dato. Carissimi amici, concludiamo la presentazione di questi tre beati del mese di novembre, anche se in tempo cronologico viene appunto prima lui perché si celebra il giorno 3 di novembre, ma noi li abbiamo messi in coda perché ormai già era passato il tempo della presentazione della sua figura. Ed è il beato Pio Campidelli di San Luigi. È un altro giovane, un fratello laico, non è un sacerdote, per cui diciamo che c'è un forte appello anche a riscoprire queste figure eminenti di santi che nella semplicità hanno sperimentato la dolcezza e la tenerezza di Dio nella loro vita e l'hanno portato agli altri. Faccio un esempio, un santo molto conosciuto è San Pasquale Bailon, anche lui non era un sacerdote. Lo stesso San Francesco d'Assisi non era un sacerdote, lo stesso San Gabriele della Dolorata, pur incamminandosi verso il sacerdozio, certamente non potette completare gli studi perché morì prima. Tante figure che la Chiesa oggi ricorda come santi e beati sono persone semplici, persone che hanno professato i consigli evangelici pur non raggiungendo magari il sacerdozio né tantomeno l'episcopato. E a Pio Campidelli vogliamo affidare, come sempre, le persone che sono in cammino di santità nella vita consacrata, nella vita coniugale, nella vita laicale. Ascoltiamo la sua biografia e prendiamo esempio dalla sua vita. Seguiamo. Il beato Pio di San Luigi al secolo Luigi Nazareno Francesco Campidelli nasce a Trebbio di Poggio Berni Rimini il 29 aprile 1868 da Giuseppe Campidelli e Filomena Belpani, quarto dei sei figli. Fin da fanciullo Luigi aveva percepito l'attrazione alla preghiera, alla liturgia, all'istruzione religiosa e, sostenuto dal buon esempio della famiglia, e aveva aderito con entusiasmo, manifestandolo con le espressioni tipiche dell'infanzia, con la devozione alla Madonna, al Santissimo Sacramento e al Crocifisso. Gigino, così lo chiamavano in casa, ricevette il sacramento della Cresima il 9 febbraio 1873, all'età di 5 anni, dal vescovo di Rimini. Nel 1874 muore il padre di febbre tifoidea. E l'anno successivo Luigi si iscrive al primo anno della scuola privata di Trebbio. 3 anni dopo riceverà la prima comunione. Nel 1878 i chierici passionisti si impegnarono nella cura del vicino cinquecentesco santuario della Madonna di Casale a San Vito, ora frazione di Sant'Arcangelo di Romagna. L'undicenne Luigi, l'anno dopo, in occasione della festa del santuario, ebbe modo di ammirare l'entusiasmo nella predicazione di alcuni frati e si avvicinò per la prima volta alla congregazione dei Chierici Scalzi della Passione fondata a San Paolo della Croce. Si recò subito al Padre Superiore per chiedere di vestire l'abito della Passione, ma viene invitato ad attendere perché è ancora troppo piccolo e di salute cagionevole. Finisce gli studi con la terza elementare il 2 maggio 1882. A 14 anni venne accolto nel convento passionista edificato accanto alla chiesa di Casale. Entrato nella congregazione dei passionisti, vi trovò il clima favorevole per sviluppare l'aspirazione dominante di vivere in unione con Dio nell'intimo di sé e per prepararsi a coinvolgere gli altri in questa esperienza appassionante nell'esercizio del ministero sacerdotale. Il 27 maggio incominciò l'anno di noviziato, scelse il nome di Pio. E all'età di 16 anni, il 29 aprile 1884, pronunciò i voti come religioso passionista. Il giovane vive esemplarmente la chiamata, dando a tutti testimonianza di fede e di doni incondizionati a Dio Padre e alla Vergine Santa, madre che Pio sente sempre accanto a sé. Nei 2 anni seguenti, Pio concluse il biennio del liceo classico, dedicandosi poi allo studio della filosofia e della teologia, che purtroppo non poté terminare.
17 dicembre 1887 nel Duomo di Rimini prese parte al rito che precedeva il conferimento dell'ordine sacro e la consacrazione a Dio, detto tonsura. Il sacerdozio però non poté arrivare perché Dio lo chiamò a sé all'età di 21 anni. Nel voto particolare dei passionisti di fare continua memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù, egli seppe coinvolgere totalmente la propria vita, realizzando così la missione della vocazione specifica della sua famiglia religiosa. Proveniva da gente povera, aveva salute fragile, intelligenza normale, ma non ritenne sfortuna né sentì come una frustrazione la sua povertà e il suo limite. Realizzò invece il massimo di sé perché ricercò la sapienza nella preghiera. Seguì dalla giovinezza le sue orme, vi trovò insegnamento abbondante. E fu così che Fratel Pio fu vero sale della terra per quanti lo conobbero da vivo e sale continua ad essere per quanti avvicinano la luminosa testimonianza del suo esempio. La sorella Teresa dirà di averlo visto sempre contentissimo quando andava a fargli visita. La mamma sente la mancanza del figlio tanto a lei caro e quando un giorno gli chiese di tornare a casa si sentì rispondere dal figlio, nemmeno per tutto l'oro del mondo. Negli anni 1888-1889 Pio iniziò ad ammalarsi. Accettò tutte le sue pene senza mai lamentarsi. Non poteva più leggere, ma pregava in continuazione e canticchiava inni alla Vergine Santa. Ridotto a uno scheletro, accoglieva chiunque con un sorriso e cercava di consolare la madre e i familiari che lo visitavano spesso. «Offro la mia vita per la Chiesa, per il Sommo Pontefice, per la Congregazione, per la conversione dei peccatori e specialmente per il bene della mia diletta Romagna», continuava a ripetere. Alla madre che per l'ultima volta gli fece visita disse «Coraggio mamma, ci vedremo in paradiso». Alle 22.30 del 2 novembre 1889 Pio morì tra la costernazione della comunità di San Vito e dei familiari. Venne seppellito nel camposanto di San Vito alla presenza di una folla numerosa e commossa, poiché si era subito sparsa la voce che era morto il santino di Casale. Per 34 anni ivi rimase visitato da molti fedeli che a lui ricorrevano con fede per richiedere grazie. Il 6 maggio 1923 il corpo di Pio venne traslato nel santuario della Madonna di Casale e collocato sotto l'altare della Vergine che lui tanto amò in vita e ora contemplava in paradiso. Il 21 marzo 1983 il Santo Pontefice Giovanni Paolo II proclamava Pio venerabile, riconoscendo nella sua vita i segni inequivocabili della santità. Il 6 dicembre 1984 è approvato il miracolo ottenuto da Suor Maria Foschi per intercessione di Pio. Il 17 giugno 1985 si procede alla ricognizione delle sue ossa, trovate in stato di perfetta conservazione. Nella cornice maestosa della Basilica di San Pietro a Roma, il 17 novembre 1985, Pio è dichiarato beato. Il processo canonico riporta, con piena conoscenza della sua prossima consumazione, si andava tutto offrendo a compiere perfettamente il suo sacrificio per uniformarsi alla volontà del suo Dio. Lo offriva per la Chiesa, in specie per il bene della sua diletta Romagna. Il martirologio romano ne fa memoria il 2 novembre. Nella congregazione dei passionisti si ricorda il 3 novembre. Con il riferimento all'omelia di Giovanni Paolo II per la beatificazione di Pio Campidelli, 17 novembre 1985. Ebbene, dice il Papa in questa omelia, in cui ha presentato la figura del novello beato, nell'anno internazionale della gioventù è elevato alla gloria degli altari Pio Campidelli, fratello Pio di San Luigi, un giovane che come sale saporoso ha dato la vita per la sua terra, per il suo popolo, offrì la vita per la Chiesa.
Per il Papa, per la conversione dei peccatori, per la sua Romagna. Frater Pio ha trovato il valore fondamentale della sua vita religiosa proprio nel dono di se stesso. Questo tratto essenziale della sua fisionomia interiore apparve ai testimoni specialmente nel momento della morte, quando, con piena conoscenza della sua prossima consumazione, andavasi tutto di offrendo a compiere perfettamente il suo sacrificio per uniformarsi alla volontà del suo Dio. Lo offriva per la Chiesa e in specie per il bene della sua diletta Romagna. È un testo ripreso dal processo canonico. Solo in quel momento si espresse la peculiare nota della sua virtù, che rivelò lo stile dell'intera sua esperienza spirituale. Quindi un santo particolarmente vicino ai romagnoli, e mi auguro che in Romagna la devozione a questo beato è chiara e anche evidente che venga alimentata. Fin da fanciullo Pio Campidelli aveva percepito l'attrazione alla preghiera, alla liturgia, all'istruzione religiosa e, sostenuto dal buon esempio della famiglia, vi aveva aderito con entusiasmo, manifestandolo con espressioni tipiche dell'infanzia. Infanzia che è caratteristica come innocente, come la devozione alla Madonna, al Santissimo Sacramento e al Crocifisso. Entrando nella congregazione dei passionisti, sono le parole di San Giovanni Paolo II, vi trovò il clima favorevole per sviluppare l'aspirazione dominante di vivere in unione con Dio, nell'intimo di sé, e per prepararsi a coinvolgere gli altri in questa esperienza appassionante nell'esercizio del ministero sacerdotale. Al sacerdozio però non poté arrivare perché Dio lo chiamò a sé all'età di 21 anni. Nel voto particolare dei passionisti di fare continua memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù, e chi vi parla ha fatto anche lui questo voto, egli seppe coinvolgere totalmente la propria vita, realizzando così la missione della vocazione specifica della sua famiglia religiosa. Proveniva da gente povera. Un po' come tutti quanti noi passionisti, non apparteniamo a famiglie ricchissime, ma possiamo dire delle famiglie della media classe. Aveva salute fragile, come tanti di noi purtroppo, intelligenza normale, e nessuno di noi si ritiene, non so quale, celsamente, perché i passionisti hanno a cuore anche questa dimensione dell'umiltà. Ma non ritenne sfortunata né sentì come una sforzazione la sua povertà e il suo limite, anzi, realizzò il massimo di sé perché ricercò la sapienza nella preghiera, seguì dalla giovinezza le sue orme, vi trovò insegnamento abbondante proprio nella preghiera. C'è la citazione del Salmo del Siracide 51, 13-16. Fu così che Frater Pio fu vero sale della terra per quanti lo conobbero da vivo, e sale continua ad essere per quanti avvicinano la luminosa testimonianza del suo esempio. Come vedete, il Santo Padre, in questo tratto di sintesi della spiritualità di Frater Pio Campidelli, che era incamminato al sacerdozio, ma non poté raggiungerlo perché morì in anticipo. Possiamo trovare le ragioni anche di un cammino spirituale fatto essenzialmente di orazione e di preghiera. Dobbiamo riscoprire l'importanza della preghiera nella nostra vita, ce lo dicono i santi, ce lo dicono i beati. Questi tre beati della famiglia passionista che vi ho presentato in questo mese, è chiaro, in queste trasmissioni, sono anche un forte appello a noi religiosi, sacerdoti, passionisti, a far tesoro degli insegnamenti che ci vengono da loro e di proporre questo stile di vita a voi, fedeli carissimi, a cui ci rivolgiamo anche attraverso gli strumenti di comunicazione di massa, che sono la televisione, la radio, sono internet, la rete telematica. E ringrazio di averci seguito e vi do appuntamento alla prossima volta. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.